Sant'Antonio, modello di penitenza. La vita cristiana si compendia in una parola: mortificazione. Ora, quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la loro carne con i vizi e con le concupiscenze. Così dice San Paolo. Tutti devono praticare la penitenza, gli innocenti per chiudere la porta al peccato, i peccatori per espiarlo. Essa consiste nel soffrire il dolore con rassegnazione e mortificare i sensi. Sant'Antonio, amante com'era dell'evangelica virtù e del crocifisso, non poteva non amare la penitenza. Desiderò il martirio e, mancatogli questo, consumò tutto se stesso nel dovere e nelle opere per la salute delle anime. Dinanzi a tanto esempio di penitenza, come stiamo noi? Non pensiamo di fuggirla, perché la penitenza è necessaria per salvarci. Miracolo del Santo. Alcuni eretici invitarono Sant'Antonio ad un pranzo col disegno di avvelenarlo. Sull'esempio di Gesù, che sedette a mensa con i peccatori per convertirli, il santo accettò. Nel momento che gli posero a mangiare la vivanda avvelenata, lo spirito del Signore illuminò Antonio, il quale, rivolto agli eretici, li rimproverò della loro perfidia, chiamandoli imitatori del diavolo, padre della menzogna. Ma essi gli risposero che avevano voluto fare esperienza delle altre parole del Vangelo, che dicono: e se avranno mangiato o bevuto qualcosa di avvelenato, non farà loro male. E lo impegnarono a mangiare di quel cibo, promettendo di convertirsi se non ne avesse patito alcun danno. Il santo, fatto il segno della croce sulla vivanda, la mangiò senza averne nocumenza, e gli eretici, stupefatti, abbracciarono la vera fede. Preghiamo. O amabile Sant'Antonio, che glorificasti sempre il Signore e lo facesti glorificare dagli altri, per l'innocenza della vita, per la tua carità a Dio e agli uomini, e con la fama dei favori e dei miracoli senza numero, di cui la bontà divina ti ha fatto dispensiere, stendi anche su di me la tua protezione. Quanti pensieri, desideri, affetti disordinati, seduzioni del mondo e del demonio tentano potentemente di allontanarmi da Dio. E che diventerei senza Dio, se non un povero nella più squallida miseria, un cieco brancolante tra le ombre della morte eterna? Ma io voglio vivere con Dio, sempre unito a Lui, mia ricchezza ed unico sommo bene. Per questo ti invoco umile e fidente. Fa, caro santo, che io sia santo nei pensieri, negli affetti e nelle opere, come lo fosti tu. Ottieni a me dal Signore fede viva, perdono di tutti i miei peccati, e di amare senza misura il Dio ed il prossimo, per meritare di venire da quest'esilio all'eterna pace del cielo. Amen. Rector ex esse codixi, alleluia. Che sei nei cieli, sia santificato il tuo
Momento della preghiera personale. Rivolgiamoci con fede e devozione a chi dall'alto, e solo se lo desideriamo con tutto il nostro cuore, ci guida e protegge. Recitiamo ancora due Padre Nostro, due Ave Maria, due Gloria al Padre.
Se cerchi miracoli, ecco come si infuga la morte, l'errore, le calamità e il demonio. Ecco gli ammalati divenir sani. Il mare si calma, le catene si spezzano. I giovani e i vecchi chiedono e ritrovano la sanità e le cose perdute. Si allontanano i pericoli e scompaiono le necessità. Lo attesti chi ha sperimentato la protezione del Santo di Parma. Il mare si calma, le catene si spezzano. I giovani e i vecchi chiedono e ritrovano la sanità e le cose perdute. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Il mare si calma, le catene si spezzano. I giovani e i vecchi chiedono e ritrovano la sanità e le cose perdute. Sant'Antonio, prega per noi e saremo fatti degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio, il ricordo di Sant'Antonio, dottore evangelico della Chiesa, allieti la tua famiglia affinché, forte del suo spirito, meriti di godere un giorno la felicità eterna del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen.